Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale, continuiamo la campagna con gli avari. Ok, quindi dovevamo passare il turno e non accendere Steam come al solito. Tanto guardiamo qua che... Allora, io direi a questo punto... Aspettiamo di passare il turno, poi vediamo di muoverci anche noi. Quindi... Sì, passiamo il turno. No, dobbiamo assegnare le abilità al governatore Chobar o Chubar. Allora, va bene, questo mi dà sempre fuoco. Questo invece inneggia i tumulti. Grande saccheggiatore Chubar, bene. Allora, sovrappopolazione in Moravia, possiamo ampliare il nostro insediamento, trattato temporeggiatore, vabbè, meno 0. Octari è tornato disponibile, abbiamo conseguito una nuova tecnologia, agente in incognito scoperto che voglio andare subito ad eliminare perché non ne ho piene le palle di questo spione di merda che mi dà sempre fuoco, però lo ferisce e non lo uccide mai. Andiamo a riparare l'insediamento. No. Ok. Allora, guardiamo qua. Facciamo partire la tecnologia. Fai appello ai vassalli che ci darà più Imperium, 20 punti in più. La capacità di reclutamento più 1 e poi andremo a fare il duro addestramento che potremo sbloccare i lancieri. Quindi avremo 9 e 10 turni, 19 turni in tutto per farlo. Allora, qua l'ordine pubblico è a posto. Reclutiamo qualcosa qua. Un'altra cavalleria, ok. Non riesco a muovermi da qua, cazzarola, perché appena mi muovo arriva di tutto e di più, quindi passiamo il turno. Oh, guardiamo un attimo il governo. Possiamo fare qualcosa, chiedere un... Alpo può fare qualcosa, no? Chobar. Chobi, Chobar. Non c'è male che adesso questi con la lealtà si sono un po' alzati. Passiamo il turno. No, dobbiamo decimarli. Facciamo una cosa, via. Risparmiamo su questi. Al momento qua non ne ho bisogno, visto che siamo in pace con... Ok, la decimazione è pronta. Va bene, fallimento al dissenso, ok, qui ogni tanto il logoramento, non logoramento. Abbiamo completato l'ostello e abbiamo reclutato il nostro nuovo cavalleria, quindi andiamo a reclutare subito un agente. Gazzelo, probabilità di restare ferito dopo aver fallito meno 10%. Questo cosa c'ha? Questo è peggio. 10% dopo aver fallito, probabilità di restare, quindi questo si azzera, non ho capito. Probabilità di restare ferito dopo aver fallito più 10% la possibilità, mentre la probabilità di restare ferito dopo aver fallito è meno 10%, quindi dovrebbe azzerarsi proprio uno schifo. Allora, andiamo a prendere Organa qua, una spia. Poi proviamo a... No, non uccido nessuno, voglio reclutare e voglio andare ad attaccare un po' di gente che mi hanno rotto le palle. Allora, reclutiamo un po' di arcieri. Ok,
Andiamo in bolletta, fa lo stesso, non importa. Ok, l'ordine pubblico è a posto, quindi passiamo nuovamente il turno. Allora, fallimento parziale, causa di incendio, incoraggia dissenso, uccidi Octar, successo, il nemico è quasi riuscito ad assassinare, va bene. Cioè, guardate la quantità di agenti dei Lombardi, 5 agenti, tutti qua da me, non ne posso veramente più, e non posso fare niente. Non posso fare niente. Non posso fare niente e la cosa mi fa girare le palle a manetta. Reclutiamo un altro. Dov'era questo qua? Vai. Ghostum. Reclutiamo un nuovo campione. Spendiamo i soldi così all'anima del cazzo. Allora, vai. Muoviamoci. Andiamo in battaglia. Qua andiamo a. Ad attaccare un po', ma qua andare a fare un po' di scorribande, intanto guardiamo se riusciamo a fare in modalità. No, niente, ma vaffanculo, va. Dai, vai avanti, va, andiamo a combattere sti veneziani di merda. Questi venissero ad attaccarmi, un'ora che vanno avanti e indietro per il mare, mi fanno girare, venire il mal di mare pure. Scusatemi, ma mi sta facendo girare le palle sta campagna qua. Quindi passiamo il turno e dai, vai a decimare anche questi. Decima. Va bene, fallimento critico per chi? Pronto al dovere, sì, ma questo non ammazza nessuno. Hai un pugnale o uno stiletto? Fammi capire, andiamo ad ammazzare un po' di gente qua, via. Intanto prima di spendere i soldi cerca di arrivare qua, via. Cioè, me lo ammazzi qualcuno o no? Questo li ferisce, non li ammazza, cioè non lo so perché. Portiamo qua la nostra spia e cerchiamo di lavorare tutti insieme. Dobbiamo cacciarli. Allora, diamo uccidi e più zelo, direi. Eh sì, perché neanche poco, va bene. Avanti ragazzi, su, fate un bel lavoro, fate un bel lavoro. Ready for orders. Andiamo a conquistare Aquileia. Not possible. Not possible. Adesso vedrai, Retreat not this possible. settlement for Allora, Detroit. andiamo in automatico aggressivo. Vittoria decisiva. Dobbiamo saccheggiare l'insediamento perché fa parte del nostro obiettivo e poi lo occupiamo Ready for battle. molto bene. Guardiamo di aggiustare intanto, guardiamo se c'era da aggiustare qualcosa qui. No, è a posto, va bene. Campi, commerciante, meno 33, l'ordine pubblico 2002. No, smantelliamoli perché sono troppo alti. Il livello di questa città. Fanculo a questi lombardi. Abbiamo molti soldi adesso. Direi di costruire un nuovo esercito. Magari facciamolo qui. Guarnigione, altrimenti in pannocchia dovevamo aumentare l'insediamento. Allora facciamo la sala dell'idromele qua e in pannocchia facciamo la zecca, vai. Qui direi di reclutare, facciamo la torre
Tuge perché è sempre qua che ci attaccano. Facciamo un nuovo esercito con Elak, che è l'erede nonché fratello del Gran Khan. Lo mettiamo qua per il momento. Bene. Ottimo, qua ci siamo con l'ordine pubblico, qua ci siamo. Va bene. Va bene, sembrerebbe andare bene. Allora, intanto qui c'è il re dei veneziani che va a zonzo. Questi mi venissero ad attaccare, ma mi venissero ad attaccare, non vedo l'ora. Ok, direi diamo un'occhiata qui al governo. Assicuriamoci la lealtà di questo Ernak. Ok, e assicuriamoci la lealtà di Alp. Ok, va bene. Faccio un salvataggio e passiamo il turno. No, no, ma quando mai dobbiamo passare il turno? Va bene. Allora, successo, incoraggia il dissenso in Friuli, vabbè. Incoraggia il dissenso in Croazia, fallimento parziale, uccidi il fallimento, ok. Allora, castrazione più lealtà, eunuco, dai, castratelo. Lealtà per Ernak, molto bene, ok. Demolizione, demolizione, ok, carinzia, carestia risolta, bene. Allora, diciamo di... Cosa stanno facendo questi qui? Tutto un giro avanti e indietro. Proviamo ad ammazzare questo campione. Uccidilo. I'll see the light leave their eyes. Volevo dire poi feriscilo perché tanto meglio non riesce a fare. Portiamo avanti la nostra spia. Proviamo a questo punto ad uccidere anche questo qua. Death is here in me. Men far and wide fear Ok, my siamo name. riusciti a liberare un po' le terre per qualche turno I am the destroyer of men. dai nemici, agenti nemici. Allora, questo qui ci sono due eserciti più la guarnigione di Venezia che è abbastanza rifornita. Aspetta, fammi vedere. Un agro da bastioni, ok. Andiamo a vedere se possiamo costruire qualcosa. Aumentiamo. No, la corte la lascerei così al momento perché ci tira via del cibo. Campi li abbiamo. E abbiamo il sale. Cominciamo a reclutare qualcuno qua nell'esercito del. Dell'erede. Ok, direi che bastano questi. Poi al momento lascerei così, così quanto guadagniamo. Ci possono arrivare più introiti, però vorrei tenere i soldi. Vorrei tenerli i soldi. Qui direi che siamo a posto. Teniamoci i soldi, vogliamo andare verso il successo. Guardiamo qua se possiamo fare qualcosa. Al momento 9. Ok, diciamo che l'ordine pubblico, il potere non cresce, ma diciamo che la lealtà inizia ad essere abbastanza buona. Qui però c'è sempre un po' di malcontento. Passiamo nuovamente il turno. A sto punto teniamoci i soldi, non so che dire. Qui adesso abbiamo costruito, potremo aumentare la ricchezza.
Ma vorrei tenerli un attimo sti soldi qua perché. Vorrei tenerli, non si sa mai, via, passiamo il turno, anzi salvo prima, poi mi sa che prima devo decimare qualcuno, no. Molto bene, siamo in guerra con i veneziani che ci vengono ad attaccare, ciò mi fa molto piacere, quindi cercheremo di difenderci al meglio come al solito. Faccio un salvataggio rapido qua e poi andiamo in battaglia. Bene, ho già iniziato lo schieramento. Mi sono messo qua in alto, diciamo, nel punto di vittoria. Aspetta, va che non dimentico il generale. Portato qua tutte le cavallerie, dopo uscirò. Quindi ho cercato di bloccare qui gli ingressi superiori, sempre con la lancieri reclute dietro i membri della tribù pronti a tirare. Qui ho messo le difese, il muretto, diciamo, la barricata. Speriamo bene che non attacchino tutti in quel lato lì. Adesso staremo a vedere. Al limite sposteremo le truppe. Iniziamo la battaglia. Portiamo fuori le nostre cavallerie al momento. Direi proprio che è il caso di farlo. Portiamole qua al momento. I rinforzi nemici sono arrivati. Come rinforzi nemici, pure rinforzi. Ah, eccoli là. Il generale direi di lasciarlo qua Non dentro. è rimasto niente di quella torre. Che l'hanno già bombardata. Va bene. Leggera, media, molto leggera, non sono, diciamo, delle unità molto forti, neanche di cavalleria, quindi dovremmo riuscire a fare dei buon risultato. Intanto spostiamoci nuovamente con la cavalleria, andiamo a prendere qualcuno in castagna se riusciamo. Allora, si avvicinano alle barricate. Va bene, stiamo pronti all'impatto. Là cosa abbiamo? Lancieri, arcieri. Diciamo di andarli a prenderle. A prenderli, non a prenderle. Speriamo che le prendano loro. Andiamo a disturbarli con tutta la nostra cavalleria. Intanto che il resto del loro schieramento ci terrà impegnato. O perlomeno cercheremo di tenerlo impegnato noi, di non soccombere. Intanto guardiamo che qui c'è un'arena abitata. Di certo non ci fanno dei giochi qua dentro. Peccato, non capisco perché l'abbiano fatta così, in fin dei conti non ci vivevano nelle arene, ma ci facevano i Il giochi. nostro insediamento è in fiamme! Pazienza. Bravi, bravi, molto bravi. Molto pesante, leggera. Qui c'è una cavalleria molto pesante che non mi piace. Allora prendiamo un lanciere a cavallo, portiamolo qua in fondo. Intanto con questi proviamo ad attaccarli. Il nemico ha radunato le sue unità. Molto bene. Anche quest'altro lanciere a cavallo portiamolo là che voglio andare ad attaccare. Dobbiamo difendere la barricata! Dobbiamo difendere la barricata, andiamo subito a vedere un attimo. Ok,
Ok, la barricata dobbiamo andarla a difendere, quindi portiamo questo qua. Correre. Caduta la barricata, è caduta la barricata. Tirate a quelli lì per favore. Diamo un'occhiata qua che non voglio perdermi la cavalleria per strada. Andiamo ad attaccare gli onagri. Avanti ragazzi, su. Molto bene. Infondiamo un po' di coraggio. Portiamo qua un'altra fanteria. Portiamo qua questa fanteria. Vai, attacchiamo questi. Tanto attacchiamo anche qua. Correre però, di corsa. Ottimo. Mettiamoci qua con queste unità al momento. Tirate. Ok. Molto bene. Su, avanti ragazzi, tenete botta. Tirate qua in mezzo. Andiamo ad ammazzare questi arcieri prima che arrivino anche loro. Intanto un'unità di fanteria sta cercando di andare a conquistare un punto, la torre, quindi riportiamo qua questi qua, questi li mettiamo qui. Stanno cercando di eliminare il nostro generale, difendetelo! Mannaggia. Cavalleria leggera. Le unità nemiche si sono radunate e stanno tornando in battaglia. Fatela fuori. Ok. Fate fuori quella cavalleria lì, molto bene. Qui diciamo che un membro della tribù è sufficiente, l'altro lo portiamo qui. Correre. Molto bene. Avanti ragazzi, su, facciamo vedere chi siamo. Siamo gli avari. Portiamo qua il generale, infondiamo altro coraggio alle nostre unità. Forza uomini, forza, non cedete. Allora, ci riesce a darmelo o no? Il loro generale è stato ucciso. Eccellente. Oh, ci sono riuscito finalmente. Portiamoli qua. Molto bene. Andiamo ad eliminare un po' di gente con le cavallerie. Vai, direi che ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Questa è la fanteria molto pesante. La cavalleria molto pesante. Grande, grande ragazzi, grande che stiamo concludendo. Portiamo qua anche questi. Via. Ok, molto bene, adesso io vado avanti come al solito a far fuori tutte le unità in fuga e ci vediamo dopo. Molto bene, molto ma molto bene. Riusciamo a respingere anche i veneziani. Allora, incoraggio e dissenso in Friuli, va bene. Zaccaria è deceduto. Chi se ne importa?
Allora, pace negoziata. Sicilia e Lombardi, Sicilia Ducato di Benevento. Vittoria decisiva ad Aquileia. Ok, diamo un'occhiata. Allora, aumentiamo i gradi. Dell'integrità di questo esercito, poi gli diamo autorità che non ne ha. Qui cosa abbiamo? Possiamo guardare di cosa abbiamo questo, autorità 2. Lasciamogli l'autorità, via, visto che integrità, questa integrità, bene, direi che dovremmo andare bene così. Guardiamo un po', le nostre lance sono un po' distrutte, pazienza. Ok, l'insediamento è da riparare come solito. Va bene, ripariamolo. Abbiamo nuovi soldi, ragazzi, nuovi soldi, quindi adesso sposto la spia qua un attimo. Ok, direi di andare a finire queste unità. Aidan, Kichitan! Starting out! Questa. Molto bene. Automatico, aggressivo. Thirsty for battle! Molto bene. For the try! Questo non ci riusciamo. Faster, damn you all! A sto punto siamo qua, ragazzi, mettiamo sotto assedio Venezia, costruiamo le scale e un ariete, conteniamo l'assedio. Tanto qui non c'è nulla, andiamo a dare i gradi di integrità a questo esercito. E aumentiamo il reintegro. Ok, bene. Possiamo muovere ancora un po' la nostra spia. Andare a vedere che non arrivi qualcuno. Ok, bene. Iniziamo, continuiamo a reclutare qualcuno anche qui. Un'altra cavalleria di queste e una di arcieri. Pian pianino reclutiamo qualcosa. Andiamo a dare una mano nell'avanzata con questo nuovo agente, mentre Octar direi di lasciarlo qua da queste parti, teniamolo qua vicino al nostro re. Allora, qui intanto Munzuk guadagna ancora dei punti, quindi incoraggia dissenso, zelo, direi di portare deciso, quindi diamogli lo zelo, vedere, e probabilità di successo. Allora, la probabilità di successo possiamo migliorarle. Corruzione, diffondi la religione. Diamogli autorità, magari. Con l'autorità riusciamo a farlo diventare un po' più bravo. Costi degli agenti. È l'astuzia che dobbiamo aumentare. Allora ritorna a fare, allora zelo va bene e astuzia, ok, va bene. L'ordine pubblico al momento è buono dappertutto, intanto stiamo reclutando lì. Abbiamo dei soldi, direi di andare a costruire qualcosina che non faccia danno. Del cibo ne abbiamo. Allora, impannocchia, un agro da bastione.
Allora, aumentiamo la sala del mercato, così ci arrivano più soldi. E mentre, senza fare danni, ok, aumenta la crescita. Qui niente e qui niente. Va bene, dai, facciamo quello lì. Allora, direi che si conclude qua questo episodio. Intanto Chobar vediamo che diminuisce la sua fedeltà. Dopo cercheremo di garantircela la sua lealtà. Concludiamo qua questo episodio, vediamo che pian pianino andiamo avanti, speriamo bene che sia la volta buona. E vedremo cosa accadrà nei prossimi episodi. Ciao a tutti!